Piglia divise rispetto al castello rimaste nei pressi della mezzeria, no? Su quelle posizioni dalle quali ogni tiro diventa difficile. Potrei buttare per la garuffa, ma davvero molto impegnativa perché diventerebbe altrimenti impossibile far scendere la biglia a piombo sulla biglia avversaria così. È comunque un tiro difficile da valutare. Da queste posizioni qua l'idea potrebbe essere quella di andare semplicemente a toccare la biglia. E una soluzione potrebbe essere un trespor dell'arco, il cosiddetto tremo di 5. Tremo di 5 perché di fatto su una traiettoria di un 5 sponde di calcio si va ad intercettare la biglia dopo 3 sponde. Qui la biglia è rimasta sulla mezzeria, appena sotto il punto di appunto di pallino. Per far convergere la biglia, l'attente su passare sul punto di appunto di pallino, indicativamente si applica una differenza 30-32 sul sistema dell'angolo 50 e un effetto a favore 3 in pancia, l'effetto del 5 sponde. Qui è un po' più in più, però comunque se io faccio convergere la linea battente qua, se la faccio passare così, quella linea lì la prendo, lo prenderei fine da quella parte lì, volendo tenermi dalla parte della ragione per andarci, per garantirmi possibilità di beccarla, anziché valutare un 30-32, posso già iniziare a valutare una differenza 33-35, leggermente più larga, per avere più possibilità di andare a beccarla. Quindi queste indicativamente le indicazioni. Quindi volendo cercarsi questa differenza qua, più o meno 33-34, potrebbe essere una differenza valida. Impostando la mira a zero, partendo dal centro partendo dalla biglia avversaria, dalla biglia battente, miro lo zero, ovvero vedo che l'origine è qua. Qui come origine sono proprio intorno al 34, se io 35, io 30, qui sono 34, 33 e mezzo, che è esattamente quella differenza che andavo a ricercare, no? Quindi ecco qua che ho già trovato la mia diagonale. In pratica a me sembra di valutare che mirando a zero potrei riuscire a beccare quella linea lì. Effetto favore, quindi alla mia destra, effetto del 5 sponde, quindi effetto grosso, indicativamente 3 in pancia o un pelino di meno. Facendo attenzione a non picchiare la linea, perché se la picchio prende meno effetto e esce più. Al contrario, se sono tanto tanto dolce ne prende di più e ne esce più larga, quindi devo fare attenzione a mantenermi al centro della strada e a non cadere nel burrone da una parte o dall'altra. È un destro anche un po' scomodo, ma. L'obiettivo era quello di andare a toccare biglia e effettivamente ci sono riuscita. Qui non si può valutare una rimanenza finale perché l'obiettivo era semplicemente quello di andarla a toccare. L'ho presa da questa parte qua, la stavo già più o meno volando quasi sull'arco, quindi l'ho toccata. Poi la rimanenza è che ho lasciato di fatto il filotto, ma non si poteva valutare a priori già dall'inizio.